io, Ale e Nico ci teniamo tanto a ringraziare direttamente tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Il raggiungimento di questo obiettivo per noi è così importante di impatto sulla nostra qualità di vita. Perché la verità è che questa macchina ci semplificherà di molto il quotidiano. Potremo portare in maniera molto agevole Nicolò in qualunque posto, dalle sedute di fisioterapia a scuola e anche durante le nostre così tanto amate vacanze. Finalmente potremo liberarci del tanto odiato seggiolino, che finora era l'unica alternativa possibile. Quindi vorremmo ringraziare tutti, ma proprio tutti. Da chi ha messo un centesimo dentro le cassettine per la raccolta fondi a chi ha donato cifre enormi. Un grazie particolare a chi si è prodigato di più dal punto di vista organizzativo. In primis noi ci siamo Onlus, soprattutto nella persona di Gigi, da cui è partita l'iniziativa, e Andrea Cane che ci ha dimostrato tanta solidarietà. Simona, Gioele e la loro splendida famiglia, che non solo ci ha dato modo di poter usufruire di questa possibilità, ma che ha dato disponibilità ad aiutarci sotto tutti i punti di vista. Chi ha costruito in forma volontaria le cassettine per la raccolta fondi e le ha distribuite. Chi ha organizzato la sottoscrizione a premi. Chi si è reso disponibile in ogni modo possibile per pubblicizzare l'iniziativa e vendere i biglietti della sottoscrizione. Le attività commerciali e i comuni che hanno organizzato o semplicemente partecipato all'organizzazione di eventi che hanno potenziato la raccolta fondi. Senza dimenticare chi sappiamo che ci sostiene sempre con il cuore e che per noi è una certezza, indipendentemente dalle donazioni. Insomma, proprio tutti. Spero di non aver dimenticato nessuno, perché non vogliamo assolutamente aver dimenticato nessuno. In questo mondo odierno, spesso caratterizzato da egoismo, egocentrismo e distanza dalla diversità, in tutte le sue forme, ognuno di voi ha dato vita a un vero e proprio piccolo miracolo per noi. E ha saputo donare senza ricevere nulla in cambio, se non il nostro unico ma sincero ed eterno ringraziamento. Stiamo attraversando un periodo purtroppo molto delicato per la nostra famiglia. La malattia di Nicolò ci sta facendo conoscere quelle sfaccettature davvero dure da accettare, molto difficili da gestire, che sembrano essere incompatibili con il vivere sociale che tutti conosciamo. Nicolò si morde, Nicolò si tira e tira manate. Nicolò rischia di farsi seriamente del male. La cosa forse peggiore di questa terribile sindrome è che chi ne è affetto ha una forte consapevolezza della realtà che gli sta intorno, e pur avendo una soglia del dolore normale e non volendo in realtà farsi o fare del male, è portato a ripetere tale comportamento se non adeguatamente contenuto dal punto di vista sia emotivo che fisico. Tutto questo per noi è abbastanza devastante e spesso ci fa sentire soli, incompresi e incapaci di affrontare un mondo che ci vorrebbe sempre felici, sempre pronti a lottare e, nonostante tutto, sempre pronti al sacrificio. O almeno, spesso questa è la nostra percezione. Ma in realtà siamo solo persone, siamo solo esseri umani, e a volte questo ci sembra davvero un po' troppo. Questa macchina oggi è la prova tangibile che, pur essendo stati molto sfortunati e tuttora in un mare di difficoltà, non siamo soli, che le persone, se gliene viene data la possibilità, possono stupire positivamente, riscoprendo valori ormai desueti come la generosità, l'empatia e la condivisione. È bello essere qui, dunque, e poter dire finalmente grazie, in maniera fisica e non solo virtuale. Vorrei concludere con una frase dell'attore Robin Williams, che mi ha colpita molto e che credo rispecchi proprio la realtà di molte famiglie che purtroppo devono convivere e lottare con la disabilità tutti i giorni. Pensavo che la cosa peggiore nella vita fosse restare solo. Non lo è. La cosa peggiore nella vita è finire con persone che ti fanno sentire solo. Cosa che fortunatamente in questo periodo a noi non è successa. Grazie a tutti.
Oggi è un'altra giornata ricca di soddisfazione per un altro traguardo raggiunto in aiuto a un bambino e a una famiglia che ne hanno bisogno. Esatto, hai detto bene, oggi è di nuovo una grande giornata non solo per San Giusto ma direi per tutto il Canavese e direi anche per tutto il Piemonte, perché no? Siamo passati dall'avventura, dalla sfida di tutti per Gioele e adesso siamo riusciti a portare a termine tutti per Nicolò. Penso che sia un orgoglio di tutto il nostro territorio il fatto che così tanti cittadini, così tante associazioni di qualsiasi entità numerica si siano prodigati per aver raggiunto anche questo importante obiettivo che darà sollievo a questa famiglia e soprattutto a questo bambino Nicolò che è affetto da una patologia molto rara. Significa anche che il territorio veramente è generoso, capisce, è sensibile, capisce quali sono le problematiche ed è vicino ai concittadini. Sì, io lo dico sempre, facciamo parte di un territorio particolare, molto unito, con tanta solidarietà. Infatti quando vedo divisioni io penso sempre invece a ciò che invece dobbiamo portare avanti per il Canavese, cioè esempi come questo di unione del territorio, di solidarietà, di condivisione. E penso che questa volta il Canavese si sia ancora una volta appunto rivelato unito ed è anche un messaggio verso coloro che magari non sempre lavorano per l'unità del territorio. Un altro traguardo raggiunto, per noi ci siamo Onlus, un altro bambino aiutato. Sì, un traguardo raggiunto grazie all'impegno di tutti quanti, grazie alle aziende del Canavese, grazie al gruppo di Harvard che sempre ci sta assecondando in tutti i nostri impegni. E che dire, adesso ci fermiamo un attimo, per le auto basta, ci fermiamo, abbiamo in mente un progetto per aiutare le persone non abbienti. Il progetto dovrebbe essere svolto in questi termini. Cerchiamo di recuperare un fondo e tenerlo come, diciamo, punto di partenza per le persone che hanno bisogno di essere autotrasportate, vuoi per andare a fare una visita, vuoi per andare a fare la spesa, vuoi per andare a fare qualsiasi incombenza che possa capitare durante il giorno, persone che non hanno la possibilità, perché a me è capitato 20 giorni fa di parlare con una persona anziana che conosco che ha una pensione di 420 euro, ha fatto una visita ad Aosta, ha dovuto pagare il trasporto 280 euro, quindi mi sembra una cosa assurda. Questa persona mi fa, questo mese Gigi non mangio, e abbiamo detto no, questo mese mangi, abbiamo parlato al direttivo, abbiamo dato questi 280 euro, glieli abbiamo dati noi come Onlus. Di lì è nata l'idea di questo progetto, di cercare di crearci un fondo in collaborazione con i comuni, ci chiameranno, ci diranno c'è da trasportare Rossi Mario a fare una visita ad Aosta, benissimo, prendiamo la nostra macchina, dal fondo toglieremo solo le spese vive, quindi il gasolio e l'autostrada, e le persone non pagano nulla. Questo è un po' il nostro scopo per questo nuovo progetto. Certo, un altro bel progetto davvero fatto con il cuore, anche perché sono molte le persone che sono in difficoltà e soprattutto appunto i pensionati che con la minima non riescono a far fronte a tutto. Purtroppo è una realtà che noi magari non ci pensiamo, non ci facciamo caso, però anche girare i mercati rionali, vedere persone anziane in ginocchio coi coltelli che cercano di recuperare un po' di verdura, un po' di frutta, fa piangere il cuore e non solo. Quindi noi cerchiamo di dare una mano anche a queste persone. Adesso ci siamo buttati su questo.